Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Metocal Vitamina D3RK Aerotherapy CSPA, ultimo aggiornamento, 14 ottobre 2022. Cos'è Metocal Vitamina D3? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Metocal Vitamina D3 durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Metocal Vitamina D3? Metocal Vitamina D3 è un farmaco a base del principio attivo calciocarbonato più colicalciferolo, appartenente alla categoria degli integratori minerali, antiacidi calcio e nello specifico calcio, associazioni con vitamina D e barra o altri farmaci. È commercializzato in Italia dall'azienda RK Aerotherapy SPA. Metocal Vitamina D3 può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Metocal Vitamina D3 60 compresse mastic. 600 mg più 400 UI. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Viatris Healthcare Limited, concessionario RK Aerotherapy SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: A. Principio attivo: calciocarbonato più colicalciferolo. Gruppo terapeutico: integratori minerali, antiacidi calcio. Forma farmaceutica: compressa masticabile. Indicazioni: correzione degli stati di carenza concomitante di vitamina D e calcio in soggetti anziani. Supplemento di vitamina D e calcio come aggiunta a terapie specifiche per il trattamento dell'osteoporosi in soggetti con carenza concomitante di calcio e vitamina D accertata o ad alto rischio. Metocal Vitamina D3 è indicato negli adulti di età uguale o superiore ai 18 anni. Posologia: posologia adulti e anziani. Una compressa masticabile due volte al giorno, esempio una compressa al mattino e una alla sera, equivalente a 1200 mg di calcio e 800 UI di vitamina D3. Una riduzione della dose deve essere considerata necessaria a seguito del monitoraggio dei livelli di calcio come indicato nei paragrafi 4, 4 e 4, 5. Donne incinte, una compressa masticabile al giorno, vedere paragrafo 4, 6, popolazione pediatrica, non è stato riscontrato un uso rilevante nei bambini e adolescenti. Posologia: in casi di insufficienza epatica la dose non richiede aggiustamenti. Posologia: in casi di insufficienza renale, dosaggio in pazienti con ridotta funzionalità renale. Metocal Vitamina D3 600 mg barra 400 UI compresse masticabili non deve essere usato in pazienti con grave insufficienza renale. Modo di somministrazione: masticare le compresse e deglutirle poi con un po' di liquido. In casi eccezionali, esempio con pazienti disabili, le compresse possono essere sciolte in bocca, dopo aver consultato il medico. Controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1, grave disfunzione renale e insufficienza renale, ipercalciuria e ipercalcemia e malattie e barra o condizioni di salute che comportano ipercalcemia e barra o ipercalciuria, esempio mieloma, metastasi ossee, iperparatiroidismo primario, calcoli renali, nefrolitiasi e nefrocalcinosi, iperavitaminosi D. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: nel caso di un trattamento prolungato è giustificato controllare la calcemia e la funzione renale determinando i livelli di creatinina sierica. Questo controllo è particolarmente importante negli anziani, nel caso vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: i diuretici tiazidici riducono l'escrezione di calcio nelle urine. Per l'aumento del rischio di ipercalcemia si raccomanda di monitorare i livelli di calcio quando i diuretici tiazidici sono dati in, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale: prima di prendere Metocal Vitamina D3 insieme ad altri farmaci come Alphaflor, Alphatex, Ambramicina, Basimar, compresse rivestite, Battizer, Bosix, compresse rivestite, Cecsidal, Kinocid, Cilodex, Ciperus, Ciprofloxacina ABC, compresse rivestite, Ciprofloxacina Accord, Ciprofloxacina Almus, Ciprofloxacina Alter, Ciprofloxacina Aurobindo, Ciprofloxacina
Ciprofloxacina Bioindustria Lim, Ciprofloxacina Doc Generici, Ciprofloxacina EG, Compresse Rivestite, Ciprofloxacina Galenica Senese, Ciprofloxacina GIT, Ciprofloxacina ICMA, Ciprofloxacina CABI, Ciprofloxacina CORCA, Ciprofloxacina Milan Generics, Ciprofloxacina Pensa, Ciprofloxacina Farmacare, Ciprofloxacina Rachioferm, Ciprofloxacina Sandoz, Ciprofloxacina San, Ciprofloxacina Technigen, Compresse Rivestite, Ciprofloxacina Zentiva, Ciproxin, Compressa, Ciproxin, Compressa, Compresse Rivestite, Ciproxin, Granuli, Ciproxin, Soluzione, Uso Interno, Colbiocin, Unguento, Cuspis, Eoxin, Epclusa, Estracit, Flontalexin, Generflon, Gerbat, Compresse Rivestite, Ibixacin, Kinox, Macar, Mediflox, Naflox, Norfloxacina ABC, Norfloxacina EG, Norfloxacina Sandoz, Oftacilox, Collirio, Oftacilox, Unguento, Pensuvit, Prociflor, Pilera, Samper, Tetralisol, Unlax, Compresse Rivestite, Unicexal, Vosevi, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute. Assumere Metocal vitamina D3 durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Metocal vitamina D3 durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza Metocal vitamina D3 600 mg/400 UI può essere somministrato in gravidanza in caso di carenza di calcio e vitamina D3. Durante la gravidanza la dose giornaliera non deve superare, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Metocal vitamina D3 non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. La valutazione degli effetti indesiderati è generalmente basata sulle seguenti convenzioni di frequenza. Molto comune, e un decimo, comune, e un centesimo, raro, e 1, 10, 000. A, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Un sovradosaggio può causare ipervitaminosi e ipercalcemia. I sintomi di ipercalcemia sono anoressia, sete, nausea, vomito, stipsi, disidratazione, dolore addominale, debolezza muscolare, stanchezza, disturbi mentali, polidipsia, poliuria, dolore alle ossa, calcinosi renale, calcoli renali e in casi gravi aritmia cardiaca. Una ipercalcemia eccessiva può portare al coma e alla morte. Una ipercalcemia prolungata può comportare danno irreversibile al rene e la calcificazione dei tessuti molli. Trattamento della ipercalcemia. Tutti i trattamenti a base di calcio e vitamina D devono essere interrotti. Anche i trattamenti con diuretici diazidici, litio, vitamina E e glicosidi cardioattivi devono essere interrotti. Occorre effettuare una lavanda gastrica in pazienti privi di conoscenza. Il paziente deve essere reidratato e, in funzione della gravità, deve essere considerato un trattamento isolato o combinato con diuretici dell'ANSA, bifosfonati, calcitonina e corticosteroidi. Devono essere monitorati gli elettroliti sierici, la funzionalità renale e la diuresi. Nei casi gravi devono essere monitorati ECG e calcemia. Il limite di intossicazione da vitamina D in persone con funzione paratiroidea normale è compreso tra 40.000 e 100.000 UI al giorno per 1-2 mesi, mentre il limite per il calcio è di 2.000 mg al giorno. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Calcio in combinazione con vitamina D e barra o altre sostanze codice ATC. A 12 anix il supplemento di vitamina D corregge una insufficiente assunzione della medesima e aumenta l'assorbimento intestinale di calcio. La proprietà farmacocinetiche calcio assorbimento. Il calcio carbonato rilascia ioni calcio all'interno dello stomaco in modo pH dipendente. Il calcio assorbito nel tratto gastrointestinale è il 30% di quello somministrato. Distribuzione e biotrasformazione. Dati preclinici di sicurezza, un effetto teratogeno è stato osservato negli animali a dosaggi molto più elevati delle dosi terapeutiche nell'uomo. Non ci sono informazioni aggiuntive relative alla sicurezza del prodotto in aggiunta a elenco degli eccipienti xilitolo, manditolo e 421, magnesio stearato silice colloidale anidramido di mais pregelatinizzato idrossitolo N-butilato e 321, trigliceridi a catena media saccarosio gelatinamido di mais modificato sodio alluminio silicato aromi, tutti farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Metocal vitamina D3 a base di calcio carbonato più colicalciferollo sono Natecal D3, compressa masticabile, Tunacal D3, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.
Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.